Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo, incredibile, divertente, appassionante, specifico, berrettoso video. Berrettoso. Se l'ultimo aggettivo vi ha lasciato perplessi, forse non avete letto il titolo del video, perché è finalmente successo. Dopo anni di attesa, dopo innumerevoli pianti notturni raggomitolati sotto le coperte, finalmente Umarex ha fatto uscire quello che i fan di Beretta stavano chiedendo da secoli, una Beretta a gas. M9A3, ovviamente. Ne andremo a parlare, l'andremo a paragonare alla sua controparte CO2, sono letteralmente identiche, fate eccezione per ovviamente quella features lì. Ci sono molte cose da dire, quindi bando alle ciance, sigla che poi partiamo. Sigla. Davvero, davvero non ti sei reso conto che in descrizione trovi il link del Monopoly Software Shop dove puoi acquistare queste due incredibili Beretta e un sacco di altre attrezzature da software a ottimi prezzi? Ti conviene andare a controllarlo alla veloce. Visto che continuate a dirmelo, c'è qualcuno di voi che come al solito fa lo splendido e dice guarda in camera, perché non guardi in camera? Posso darti un consiglio, guarda in camera. Sono da solo che giro i video, quindi ho bisogno di controllare che la videocamera mi mantenga a fuoco, quindi non mi rompete in olio. Mi è la mente la parte, direi che possiamo partire. Possiamo partire, vorrei con voi andare ad analizzare, prima ancora di mettere a paragone queste due pistole, thumbnail. Perfetto. Vedere prima il modello a gas e poi dopo fare un paragone con la sua sorellastra a CO2, stepsister. Questa Beretta, come detto, è praticamente identica in tutte le sue features all'altra. Troviamo sempre un'impugnatura con loghi Beretta originali, è molto comoda da andare ad impugnare e ci permette, ripeto, una presa molto solida, anche come scatto del grilletto è stato fatto un ammodernamento, ma di questo ne parliamo dopo. Torna a fuoco. Sempre il solito anellino per andare ad attaccarla, perché è una pistola principalmente militare, loghino Pietro Beretta che troviamo lì, caricatore a gas a questo giro, come vedete troviamo la valvolina di carica giusto lì sotto, devo dire che è fatto veramente molto bene, è leggero ed è a mio avviso molto meno padellone rispetto alla controparte a CO2. Carrello ovviamente completamente funzionante, a questo giro ha uno scatto molto più morbido e il sistema tipico di Beretta in cui ovviamente la canna rimane fissa e si va a muovere solamente quest'altra parte qui. Veramente fatta molto bene, soprattutto perché gli scatti su questo modello a mio avviso sono fatti in maniera un pochino più fluida, forse meno realistica rispetto alla versione CO2 che era un pochino più stenca, ma a questo giro tutta la pistola in generale è più comoda. Pesa 900 grammi, quindi poco meno di un chilo, e soprattutto è più leggera rispetto alla versione CO2, ma ripeto, continuo a fare un po' di paragoni, ma ne parliamo dopo con calma. Ovviamente è completamente in metallo e polimero per le guance, quindi veramente ben fatta, non è zamaccia sostanzialmente, è ovviamente di colore nero, più tendente a un nero grigiastro, presenta ovviamente la sicura che va a staccare il grilletto, mentre se lo lasciamo la pistola va a scattare. Non mi vado a dilungare più di tanto su questi elementi perché sono identici all'altra versione, tanto per cambiare viene Nuvolo, sono identici all'altra versione, penso che sia molto più divertente metterle una di fianco all'altro per farvi vedere che cosa cambia. Ecco infatti che messe a paragone ci sono due o tre cose molto interessanti di cui mi piacerebbe parlare. Perché in effetti quello che io ho sempre desiderato da una Beretta e che non ho mai avuto era la possibilità di andare a usare a green gas, anche perché ho fatto un video dove parlo apertamente della mia opinione tra green gas e CO2, ve lo potete andare a recuperare, apparirà in schedina qui in alto e in descrizione, e sono estremamente grandissimo fan del green gas, mentre il CO2 comincio a detestarlo pienamente. Infatti in questa versione a green gas vanno a migliorare tutte le cose che mi davano fastidio sul modello a CO2. Prima di tutto il grilletto. Sì, perché nella versione a CO2 il grilletto è particolarmente duro, e con duro non intendo come per esempio le pistole vere che tende ad essere duro, ma ha un tipo di corsa veramente molto stenca, sembra che proprio faccia opposizione al tiro che andiamo a fare. Personalmente mi ci trovo molto male, poi io sono Glock user, quindi stupido coglione di Glock bla 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 bla, non mi interessa, vi sto dando le mie opinioni, quindi qualunque.
la fabbrica. In questa versione invece a green gas il grilletto è molto più morbido, lo scatto è un pochino più liscio, anche se lo andate a premere non completamente, in queste varie modi il grilletto scatta in maniera semplice ed è un pochino più piacevole a mio avviso il feeling. Stessa cosa vale anche un pochino per tutti i tasti e le leve, fatta eccezione ovviamente per la sicura che rimane pressoché invariata, però lo scarrellamento della green gas rispetto alla CO2 mi piace molto di più e soprattutto anche il peso, come avevo detto prima, ovvero questa pistola a green gas è più leggera rispetto alla CO2, che invece tende ad essere più pesa e un pochino meno ergonomica come ridistribuzione sempre dei pesi. Parlandone anche con War, che ovviamente è l'estimatore di questi prodotti, lui personalmente preferisce il modello vecchio perché si è abituato su quel tipo di pesi lì e perché sono più realistici tra virgolette. Io personalmente trovo che questo modello qui per gli amanti di Beretta sia incredibile, proprio perché permette a tutti i ragazzi che si stanno avvicinando a questo mondo di avere una Beretta un pochino più user friendly, un pochino più semplice da utilizzare, in cui appunto il gradino da sormontare e prendere familiarità con l'arma sia un pochino agevolato, viene agevolato per così dire. Di altro non ho effettivamente tanto da dire, perché ripeto, il funzionamento interno rimane pressoché identico. È ovviamente possibile andarla a smontare completamente, andare a modificare l'op-up e andarlo a regolare. L'unica cosa, se proprio devo dire, che non mi ha fatto impazzire su questo modello è questa, che è anche l'unica critica che faccio, ovvero il fatto che la valvola di caricamento sia vista. Io ormai sono abituato con Glock o con P320, M17 ed M18, questa è sempre coperta, non capisco perché non si poteva mettere un bel fondellone che andasse a coprire, che rendeva le cose a mio avviso molto più carine. Però è stata fatta una scelta diversa, chi siamo noi per criticare? Noi. Morale della favola, mi piace tantissimo, fatta eccezione per questo piccolo elemento che non mi fa impazzire, perché anche come prestazioni è una pistola che spara veramente, veramente molto bene. Peccato che la regolazione dello pop sia ancora interna, quindi bisogna aprire e togliere il carrello, ma tolto questo piccolo elemento, il resto per me rimane veramente fenomenale, perché si può andare a modificare pressoché qualunque cosa e renderla appunto più facile da utilizzare, anche perché ha la possibilità di montare gli accessori, ci sono poi le fondine, è una pistola comunque molto interessante, molto croccante, bla 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 bla, cose che ho già detto. E soprattutto il fatto che finalmente siamo passati da CO2 a green gas per me è rivoluzionario, non tanto perché non ci sono pistole a green gas che sparino meglio di questa, ma perché una Beretta ben fatta Umarex, quindi di ottima qualità, a green gas aveva da venire. C'erano solo altri modelli che però non ci hanno mai convinto a pieno. Quindi state cercando finalmente una Beretta per il 2023 da Softair a green gas prestante, questo è sicuramente il vostro go-to. Cioè, la scelta che dovreste fare, tradotto. Nel caso non condividiate la mia visione sopra questo prodotto, non fatevi problemi e scrivetemelo nei commenti in maniera gentile, senza fare i superiori regalando agli altri che la pensano diversamente il vostro parere. Smettetelo, non fatelo. Andiamo. E comunque fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, noi siamo veramente tanto carichi, non vediamo l'ora di potervi portare un po' di gameplay dove utilizziamo questa pistola. In descrizione trovate ovviamente il link per acquistare la pistola direttamente al Monopoly Softair Shock. Softair Shop. Trovate i nostri link di Instagram, veniteci a seguire perché il mercoledì, il giovedì pubblichiamo dei sondaggi e vi chiediamo cosa ne pensate di questa, quella cosa, quindi insomma approfittatene della nostra incredibile gentilezza. Ci dedichiamo a voi e soprattutto fate un salto a trovarci, anche perché abbiamo attivato i pagamenti a rate ormai da vari mesi, infatti molti di voi ne hanno approfittato per acquistarsi finalmente quel fucile di fascia alta pagando da tante piccole rateine, è molto molto interessante solamente per acquisti in negozio, quindi veniteci a trovare, vi regaliamo un caffè, vi regaliamo la patch e vi fate anche due risate. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con me oggi, spero che la recensione vi abbia intrigato, sicuramente l'ho fatto con le mie bella. No? Io vi auguro un buon weekend, qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry!